una grande soddisfazione quella di liberare ancora un'altra tartaruga nei pressi del Parco della Maremma. Certo, quando liberiamo una tartaruga è sempre una soddisfazione, perché vuol dire che le nostre cure sono andate a buon fine e che quindi la tartaruga sta bene. Ma oggi mi piace sottolineare che la vera grande soddisfazione è sapere che un nuovo nido, una nuova tartaruga ha nidificato sulle nostre coste, in particolare al comune di Capalbio, sulla spiaggia del Chiarone, e questa è l'anno scorso a Giannella, quest'anno a Capalbio, 2 anni fa a Scarlino. Vuol dire che le nostre coste sono degli habitat favorevoli alla nidificazione di questi splendidi animali. E quindi questo ci riempie davvero di soddisfazione. Potremmo semplificare in due parole che a sud della Toscana le tartarughe nascono e poi a nord della Toscana si spiaggiano e muoiono, ma per fortuna con una distanza di molti molti anni. La media d'età delle tartarughe che muoiono purtroppo è abbastanza bassa, per cui abbiamo esemplari tra i 25 e i 45 anni, quindi in dimensioni spesso anche inferiori o vicine ai 40 centimetri. Questo dispiace molto, perché vuol dire che è il segno che ci sono degli elementi di impatto. La nidificazione della tartaruga caretta caretta in Maremma rappresenta un evento eccezionale nell'area più a nord del Mediterraneo. Più facciamo rete tra noi, quindi non solo con Regione Toscana, Capitaneria di Porto, con gli enti locali, con il Parco della Maremma e le associazioni di riferimento, ma anche e soprattutto coinvolgendo i turisti, coinvolgendo gli stabilimenti balneari, coinvolgendo tutti quelli che lavorano e praticano il mare e la spiaggia. E in questo modo riusciremo ad avere una serie di sentinelle che ci avvertiranno nel momento in cui tartarughe marine si avvicinano e nidificano nella nostra Maremma.